stato riscontrato dal fatto che fossero tutti diritti in archivi informatici accessibili solo dal piccolo correttore attraverso la password. La password era abbastanza diffusa. In questo caso è stato riuscito a prevedere anche l'intervento di un utente, è considerato uno strumento abbastanza debole. È stato riconosciuto, è stato riscontrato dal fatto che le informazioni fossero sottoposte a un ragionevole adeguato misure di segretezza in ragione della presenza di un sistema informatico non raggiungibile tramite la rete internet ed accessibile sui soggetti autorizzati. La protezione è stata invece negata per mancanza di certezza che fossero state apprestate misure sufficienti per garantire la segretezza delle metodiche e informazioni commerciali con riferimento, in questo caso, con prodotti tecnici. Il risultato è basso che usano. Altre volte sono state verificate la predisposizione dei sistemi, ma la giurisprudenza ha indicato che l'osservanza dei sistemi non era rispettata e quindi non c'erano le ragioni di segretezza. Ancora è stato negato per mancanza di carattere qualificato delle informazioni, che erano abbastanza importanti o fatto abbastanza patrimonio umano culturale comune, o mancanza di prove di sottrazione di delitto, perché non erano a disposizione e non c'erano meccanismi di osservanza e verifica all'interno. Per mancanza di segretezza, soltanto ci sono altri già notte, tipo un macchinario già venduto a terzi, senza ricordo di segretezza, perché è stato ampiamente e felicemente spiegato in l'informalità, il privilegio, il contributo della tutela accordata giustificano i requisiti, a mio avviso, per la sussistenza, probabilmente anche un certo rigore che felicemente, a mio avviso, la nostra giurisprudenza ha applicato nelle disposizioni. Si tratta infatti, lo ricordo me stesso, evidentemente di un diritto di fatto, non tutelato, che a certe condizioni gode della protezione generale dei diritti di proprietà intellettuale e che quindi possono vantare anche delle disposizioni di particolare interesse per il diritto del posto di risarcimento, cioè il risarcimento del danno. Le azioni sono state, come sono state ricordate, sempre
capitale, perché occorre non solo il tipo della controparte per potersi direttamente credere, ma anche lui dice che sarà qualcosa da verificare, quindi ci sia una maggiore preparazione all'uso della norma, di che fa pensare molto, molto positivamente nella funzionalità, diciamo, di questa disposizione, soprattutto insomma la legge. Altro aspetto che mi sembra di poter sottolineare è che i settori, quelle considerazioni dei riconosciuti dei di tutela da parte della giurisprudenza sono molto ampi, non sono soltanto tecnici, ma sempre di più settori di tipo economico, concorrenziale e di una valenza legata all'avviamento e non soltanto legata alle conoscenze tecnico-scientifiche o formule chimiche. Non sono limitati ad un aspetto tecnico, ma sempre, diciamo, si tende ad espandere la portata delle risoluzioni, che diversamente è una tutela di quanto possono avere. Il dubbio che è stato fondato e che ha raccontato, che sembra disciplina contraria alla logica come quella per il quadro, perché in qualche modo favorisce meno la collettività della disposizione di determinate conoscenze, mi sembra si possa considerare temperato dal fatto che si aiuti il lavoro, aiutano le imprese e il lavoro anche delle persone fisiche, non soltanto diciamo delle imprese, quelle persone che lavorano nelle imprese. E quindi mi sembra che possa essere considerato un movimento di attivazione e promozione dell'attività economica che oltretutto appare in linea con le linee internazionali e o adesso anche e comunitarie. Risponde a degli interessi concreti, mi sembra che la nostra giurisprudenza sia molto rigorosa, equilibrata e felice perché ha dato la possibilità di esprimere, di capire che il disagio delle istituzioni è contenuto a quella che è necessariamente una disposizione legislativa sintetica e felice e mi permetto sommessamente di dire che alla luce della direttiva non mi sembra che il nostro paese abbia nulla da doverarsi, ma che tutto sommato, qualche evidentemente giunto, qualche politica, tutto sommato la disciplina in qualche modo sia assolutamente adeguata alla direttiva. Spero di aver rispettato il tempo. Intanto due sintagmi che sono un po' rappresentative delle forze in campo. La forza e la fragilità. Titolo azzeccatissimo. Tanto siamo davanti a dimensioni di forza, tanto l'ordinamento interviene anche in modo punitivo per scardinare queste posizioni di forza. Tanto siamo davanti a situazioni di fragilità, l'ordinamento interviene per proteggere. Questo è un paradigma che è valido tanto più nel campo della proprietà industriale. Il tema dei monopoli, il tema della concorrenza, il tema appunto dei blocchi all'innovazione, il tema della impossibilità di confrontare lo sviluppo perché ci sono delle sacche di, diciamo così, oligopoli che vanno un po' in basso. E allora qui nella definizione del know-how, perché tra i tanti soggetti che sono stati chiamati know-how, quello più interessante per certi versi, si tratta di capire quanto gioca la sua fragilità nel sistema normativo e quanto gioca invece la sua forza. E cioè, noi abbiamo visto molto, in maniera da dire molto precisa, il punto di vista delle imprese, che è fondamentale, perché loro indicano un elemento di forza nel know-how,
un elemento di forza addirittura talvolta sorprendente, perché è più significativo di altri asset del capitale di un'impresa, però un elemento di fragilità nel momento in cui viene in qualche modo ad essere depauperato, perché è immesso in un circuito informativo che avvantaggia i concorrenti e non solo i concorrenti, avvantaggia anche l'intero sistema. Qualcuno ha detto, noi però a un certo punto, parlando dei brevetti, non del know-how, noi li mettiamo nel mercato perché poi le intelligenze della comunità fanno sì che si possa sviluppare quell'innovazione molto di più di quanto avremmo fatto noi da soli. E questo è un po' il tema della rincorsa verso l'innovazione, verso chi arriva prima e verso chi in realtà in modo anche intelligente e consapevole che non è detto che sia lì per forza prima, per poi essere colui che lo sfrutta commercialmente in maniera migliore di altri. Questo è un passaggio importante, perché non è detto che si colga nell'innovazione immediatamente un'applicazione che sia confacente al suo migliore utilizzo. Pensate a tutto il tema delle opere derivate, ma come alcune cose pensate in un certo contesto poi ritornano invece utili completamente in altri contesti. Ecco che allora l'elemento della segretezza potrebbe rappresentare una barriera. Un secondo passaggio, quando è stato anche qui detto che la segretezza deve essere mantenuta anche con le misure di protezione, deve essere comportata, cioè ci parla anche di una necessità che ci sia una permanenza nel tempo di questa segretezza, quasi identificare la proprietà industriale barra intellettuale delle caratteristiche tipiche della proprietà dominicale, che invece è ovviamente un diritto imprescrittibile, che non ha il tempo, da questo punto di vista non intacca i contenuti. E allora questo fa anche intendere cosa possa significare questo livello di ricchezza in un'ottica poi invece di immissione nel mercato. Qui c'è una parola che è stata utilizzata, tra l'altro altri due riferimenti, gratuità e onerosità. Qualcuno ha detto, noi mettiamo sul mercato a titolo gratuito alcune nostre dati esperienziali perché poi possono ritornare. Ma è davvero gratuito quello che si sta vendendo sul mercato? È davvero un atto di liberalità? O è in realtà un atto necessario, precondizione di quella commercialità dell'elemento stesso che si mette sul mercato per poter essere da volano anche del capitale interno a quell'industria? Questo è un elemento importante, non è un dato sociologico. Questo è un dato che quando si è cominciato a parlare anche dell'ecosistema digitale, ormai non esistono più le categorie della gratuità come noi intendiamo in senso giuridico. O si paga e quindi è giuridico, o non si paga e quindi non è giuridico, non si è superata quella soglia di giuridicità con la valle delle differenti soglie di tutela. Quindi cambia moltissimo la percezione rispetto ad alcune categorie legate in senso stretto alla gratuità. Un altro passaggio che mi sembra piuttosto significativo. Segreto può essere segreto industriale, segreto può riguardare invece informazioni commerciali. E qui poi la norma ce le mette un po' insieme, il penalista ci ha descritto come invece le fattispecie nel diritto penale vengono diversificate a livello poi di sanzione, di reato. Nell'impostazione civilistica, bene, se la Vangelo ce l'ha descritta molto bene, la giurisprudenza è tratta sostanzialmente assieme. E allora qui c'è un altro passaggio da fare. Ma c'è davvero un'identità, diciamo così, ontologica di queste due fattispecie, oppure in un'ottica di evoluzione, anche qui nel mondo dei big data, non dobbiamo ridefinire queste categorie in un'ottica di separatezza? E c'è un punto, sono le informazioni tipiche legate ai dati commerciali, a quella primazia che si ha sul mercato, all'avviamento, alla clientela, o conta invece una segretezza che riguarda un know-how di tipo esperienziale, che c'è poco da fare, viaggia con le intelligenze delle persone che hanno imparato quel know-how molto bello.
creare una sorta di reificazione, non più servizi, ma reificazione di quei dati che sono oggi legati ai tratti commerciali di un'impresa, di nuovi big data, che possono ampiamente essere oggetto di scambio, ma che dentro gli algoritmi hanno un peso di connotare immediatamente il valore economico di quella di quel capitale. Dall'altra parte invece il dato esponenziale che intreccia naturalmente la normativa giuslavoristica, e lì non se ne esce perché c'è un'accezione pubblicistica legata alla gerarchia, diciamo così, delle categorie dove la persona viene prima delle resti. Allora, in questa concezione, il tema che tutto si risolva a livello di competizione e concorrenza forse è troppo debole come prospettiva. Perché viceversa, nel momento in cui si entra dentro quella sfera tipicamente personalistica, potrebbe esserci bisogno in prospettiva di una della forza, forte anche legata a una riferibilità a quel dato esperienziale che sta dentro il know-how. Che è un dato esperienziale ovviamente diverso a seconda di chi lo incarna, ovviamente unico e ripetibile a seconda di chi quelle istruzioni di esperienza le accolte ed è in grado poi di far funzionare una macchina o un software, farlo funzionare per l'utilità della sua impresa. Una, forse a questo punto anche ultima categoria, la dignità del know-how. È molto bello quando si cerca di verificare chi è il contabile e dove andare ad appostare. Anche il tema del questa parolaccia con l'espressione capitale umano, no? Capitale umano è un simbolo. Eppure è vero che è capitale umano. Ed è vero che a un certo punto nella società, nella SRL, nella società per azioni, a un certo punto la devi appostare e non è che puoi appostare delle persone in carne e ossa, non si può fare questo. Devi per forza mettere cosa produce quella persona in termini di know-how, quindi di capitale umano. E allora lì sta emergendo una dignità propria, giuridica, confortata anche a questo punto dal tentativo di far emergere dentro il mercato una rilevanza a sé stante del know-how nell'ambito delle privative industriali, forse prescindendosi anche dal rapporto di che potrebbe consentire in prospettiva a questo punto di chiudere il cerchio di qual è il valore, perché a quel punto il valore non si gioca soltanto nel mercato concorrenziale, ma il valore si gioca anche sul, in qualche modo, valore intrinseco di quel trovato applicato a un processo industriale, che è un problema, perché abbiamo visto che è difficilissimo andarlo a quantificare, perché mi è sembrato di comprendere che si quantifica per sottrazione, si prende tutto, si cancella la rete, si cancella e poi quello che rimane è il know-how. È una tecnica come altre che comunque indica che c'è un valore, diciamo così, aggiunto all'interno di questa categoria. E la, direi forse l'ultimo spunto. Noi introduciamo storicamente il tema del know-how dentro il diritto industriale, e dentro il diritto della concorrenza, dentro il diritto dell'innovazione. Mi è sembrato di capire che qui c'è una certa nostalgia anche per le categorie civilistiche, che non stanno, o se stanno, se stanno in modo derivato all'interno del comparto del diritto industriale, perché quelle categorie civilistiche riescono a ridare anche un significato a quello che potremmo definire il patrimonio di un'impresa, di un'attività aziendale, di un'attività imprenditoriale, dove se non intende in senso civilistico il patrimonio non è più già da 50 anni il patrimonio monetario o limitato a un ruolo di diritti, non lo è più. Il patrimonio in senso civilistico è fatto di interessi, affinamenti, relazioni complesse, anche non giuridificati, che entrano dentro questo concetto di patrimonio. E no, c'è proprio queste caratteristiche di avere una sua evanescenza ma una sua utilità. Ed è sul concetto di utilità che si sconta il termine patrimonio nelle categorie civilistiche. Questo è un'altra traccia, o
forse davvero che merita a questo punto una serie di approfondimenti che potrebbe rappresentare a questo punto un punto di ripartenza per un altro convegno che senz'altro Cesare Galli organizzerà in tempi neanche troppo distanti. Vi ringrazio. Scusi, continua se non sono...